Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Regina, tra qualche istante avrà inizio la celebrazione della Passione del Signore. Accogliamo l'ingresso del Santo Padre in assoluto silenzio. The celebration of the Lord's Passion will begin in a few moments. Let us accompany the Holy Father's entrance in complete silence. Está por comenzar la celebración de la Pasión del Señor. Preparémonos a recibir al Santo Padre y permanezcamos durante la procesión de entrada en absoluto silencio. Thank you.
reminisce la miseración tuarum, Domine, et famulos tuos, eterna protezione santifica, per cuius Christus, filius tuus, per suum crorem instruitus pascale mysterium, qui vis te regnat in saecula saeculorum. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Verbum Domini. Deo gratias. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti, chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Servo, fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia, siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, since in Jesus, the Son of God, we have the supreme high priest who has gone through to the highest heaven, we must never let go of the faith that we have professed. For it is not as if we had a high priest who was incapable
of feeling our weaknesses with us, but we have one who has been tempted in every way that we are, though he is without sin. Let us be confident then in approaching the throne of grace, that we shall have mercy from him and find grace when we are in need of help. During his life on earth, he offered up prayer and entreaty, aloud and in silent tears, to the one who had the power to save him out of death. And he submitted so humbly that his prayer was heard. Although he was son, he learnt to obey through suffering. But having been made perfect, he became, for all who obey him, the source of eternal salvation. Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Johanne. In illo tempore, egressus est Jesus cum discipulis suis, trans torrentem cedrom, ob erat ortus, inquem introibit, ipse,
et discipuli eius. Scihebat autem et Iudas, qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Iudas ergo, cum accepisset cohortem, et a pontificibus et a phariseis ministros, venit illuc cum lanternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omniaque ventura erant super eum, processit et dicit eis. Quem queritis? Responderunt ei. Dicites, ego sum. Stabat autem et Iudas, qui tradebat eum cum ipsi. Ut ergo dixit eis ego sum, habierunt retror sum, et ceciderunt in terra. Iterum ergo eos interrogavi. Quem queritis? Illi autem dixerunt. Respondit Iesus. Ici vobis ego sum. Si ergo me queritis, sinite os habire. Ut impleretur sermo quem dixit, quos dedisti mi num perdidi ex ipsis quem quam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percussit pontifici servum, et abscidit eius auriculam dextram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro. Mite gladium in vaginam, calicem quem dedit mihi Pater, non vivam illum. Cors ergo et tribunus et ministri judeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum et adduxerunt ad annam primum, erat enim socer Caiphe, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caiphas, qui consilium dederat Iudeis, expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus,
et alius discipulus. Discipulus autem hillerat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie, et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Num quid et tu, es discipulis es hominis istius? Dicit ille, non sum. Stabant autem servi et ministri, qui prunas fecerant, qui frigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, stanset cale faciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis et de doctrina eius. Respondit ei Iesus. Ego palam locutus suum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus suum nil, quid me interrogas, interroga eos, qui audieron qui locutus sum ipsi, ecce isi unt, quae dixerim ego. Ec autem cum dixisset, onus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens. Sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus. Si male locutus sum, testimonium peribede malo. Si autem bene, quid me cedis? Misit ergo eum annas ligatum ad Caiphas pontifice. Erat autem Simon Petrus, stanset cale faciens se. Dixerunt ergo ei. Negavit ille et dixit, non sum. Dicit unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius abscidit Petrus auricula. Non ne ego te vidi in horto cum illo. Iterum ergo negavit Petrus,
et statim gallus cantavi. Adducunt ergo Iesum ad Caifa in praetorium. Erat autem manem, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed manducarent Pascha. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dicit, quam accusationem affertis adversus hominemunc? Responderunt et dixerunt ei, dixit ergo eis Pilatus, accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum. Dixerunt ei Iudei, ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua esset morte moriturus. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum, et dixit ei, tu es res Iudeorum. Respondit Iesus, a te met ipso tu dicis, anali tibi dixerum de me. Respondit Pilatus, num qui rego Iudeusum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi, quid fecisti? Respondit Iesus, regnum meum non est de mundo hoc. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei decertarent, ut non traderer Iudeis. Nunc autem meum regnum non est inc. Dixit atque ei Pilatus, ergo rex est tu? Respondit Iesus, tu dicis, quia rex sum. Ego in hoc natus sum, ed ac hoc veni in mundum, ut testimonium peribeam veritati, omnis qui es ex veritate
audit meam vocem. Dicit ei Pilatus, quid ex veritas, et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos edicit eis. Ego nullam invenio in eo causam, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittatem vobis in Pascha, vultis ergo dimittam vobis, regem Iudeorum. Clamaverunt ergo ursum dicentes, Magnus est autem Barabbas latro. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum et flagellavit, et milites, plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum, et veniebant ad eum, et dicebant, dabant ei ala pas. Et exit iterum Pilatus foras, et dicit eis. Ecce ad quo vobis eum foras, ut cognoscatis quia in eo invenio causam nullam. Exit ergo Iesus foras, portant spineam coronam, et purpureum vestimentum, et dicit eis. Ecce homo, cum ergo vidissent eum pontifices et ministri, clamaverunt dicentes, Crucifixus, 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 Pilatus, accipite eum vos et crucifigite, ergo enim non invenio in eo causam. Responderunt ei Iudei, Amen.
disset Pilatus un sermonem magistimuit. Et ingressus est praetorium iterum, et dicit ad Iesum. Unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus. Mihi non loqueris, nescis quia potestatem habeo dimitter te, et potestatem habeo crucificere te. Respondit Iesus, non haberes potestatem adversum meulam, nisi tibi esse datum de super. Propter ea, qui tradidit me tibi, maius peccatum habet. Ex inde querebat Pilatus, dimittere eum. Iudei autem clamabant dicentes, Pilatus ergo, cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali, in locum qui dicitur litostrotos, Hebraice autem Gabbata. Erat autem parasceve Pasche, ora erat quasi sexta, et dicit Iudeis, ecce rex vester, clamaverunt ergo illi, eis Pilatus, regem vestrum crucifigam. Responderunt pontifices, ergo tradidit eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt ergo Iesu. Et maiulant sibi crucem, exhibit in eum, qui dicitur Calvarie locum, quod Hebraicer dicitur Golgota. Ubi eum crucifixerunt, et cum eo alios duos incetinc medium autem Iesum.
Scripsi autem et titulum Pilatus, et posuit super croce. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus, rex Iudeorum. Unc ergo titulum multilegerunt Iudeorum, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum ebraice, latine, grece. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum, respondit Pilatus, quod scripsi, scripsi? Milites ergo cum crucifixis sent Iesum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quattuor partes, uniquique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem, scriptura impleatur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortem, et milites quidem hec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius, Maria Cleope et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Iesus matrem, et discipulum stantem, quem diligebat, dicit matri. Mulie, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo, ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua. Post hoc sciens Iesus quia iam omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura dicis. Vaspositum erat aceto plenum, spongiam ergo plenam aceto hyssopo circumponentes, obtulerunt ori eius. Cum ergo accepisset acetum, Iesus dixi, consumatum est.
inclinato capite, tradidit spirito. Iudei ergo quoniam parasceverat, ut non remanerent in cruce corpora sabbato, erat enim magnus dies illius sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum cruram, et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura, et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem convenissent, ut viderunt eum iam mortum, non fragerentu eius crura, sed hunus militum lancia latus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidit, testimonium peribuit, et verum est eius testimonium, et illescit quia vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enime, ut scriptura impleatur, os non comminuetur eius. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transfixerunt. Postec autem rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, qui erat discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus, venit ergo, et tollit corpus eius. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad eum nocte primum, ferens mixturam mirre et aloes, quasi libras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos iudeis est sepelire. Erat autem in loco ubi crucifixus est hortus, et in horto monumentum novum, in quo non dum quisquam positus erat. Ibi ergo propter parascevem Iudeorum, qui iuxta erat monumentum, posuerunt Iesum.
Verbum Domini. Venerabili padri, fratelli e sorelle, da 2000 anni la Chiesa annuncia e celebra in questo giorno la morte del Figlio di Dio sulla croce. A ogni messa dopo la consacrazione essa proclama: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Un'altra morte di Dio, però, viene proclamata da un secolo e mezzo ad oggi, nel nostro mondo occidentale secolarizzato, quando nell'ambito della cultura si parla della morte di Dio e quest'altra morte di Dio, ideologica, non storica, che si intende. Alcuni teologi, per non rimanere indietro rispetto ai tempi, si affrettarono a costruirci sopra una teologia, la teologia della morte di Dio. Non possiamo far finta di ignorare l'esistenza di questa diversa narrazione, senza lasciare preda del sospetto tanti credenti. Questa diversa morte di Dio ha trovato la sua perfetta espressione nel noto proclama che Nietzsche, il filosofo, mette in bocca all'uomo folle che arriva trafelato sulla piazza della città. «Dove è andato Dio?» gridò. Ve lo dico io. Siamo stati noi a ucciderlo, voi ed io. Non ci fu mai un'azione più grande. Tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno in virtù di questa azione a una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi. Nella logica di queste parole, e credo nelle attese del loro autore, c'era che dopo di lui la storia non si sarebbe più divisa in avanti Cristo e dopo Cristo, ma avanti Nietzsche e dopo Nietzsche. Apparentemente non è il nulla che viene messo al posto di Dio, ma l'uomo. Più precisamente il superuomo o l'oltreuomo. Di questo uomo nuovo si deve esclamare ormai con un sentimento di compiacimento e orgoglio, non di compassione, ecce homo, ecco il vero uomo. Non si tarderà però a rendersi conto che è rimasto solo l'uomo è nulla. Che mai facemmo a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Prosegue il folle, l'uomo folle. Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? La risposta tacita e rassicurante dell'uomo folle a
queste sue domande è no, non vagheremo in un infinito nulla, perché l'uomo assolverà lui il compito assegnato finora a Dio. La nostra risposta di credenti è invece sì, ed è esattamente quello che è successo e che sta succedendo. Stiamo vagando come attraverso un infinito nulla. È significativo che proprio nel solco dell'autore di quel programma si sia arrivati a definire l'esistenza umana un essere per la morte e a considerare tutte le supposte possibilità dell'uomo delle nullità in partenza. Al di là del bene e del male, è stato un altro grido di battaglia di questo filosofo. Ma al di là del bene e del male c'è solo la volontà di potenza. E noi sappiamo bene dove essa conduce, dove ci sta conducendo. Non ci è lecito giudicare il cuore di un uomo che solo Dio conosce. Anche l'autore di quel proclama ha avuto la sua parte di sofferenza nella vita. E la sofferenza unisce a Cristo forse più di quanto le invettive separino da Lui. La preghiera di Gesù sulla croce, «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno», non fu pronunciata solo per quelli che erano presenti quel giorno sul Calvario. Mi torna in mente un'immagine che ho osservato talvolta dal vivo e che spero sia diventata realtà nel frattempo per l'autore di quel proclama. Un bimbo, arrabbiato, cerca di colpire con pugni e graffi sul viso il proprio padre, finché, esaurite le forze, cade piangendo tra le braccia di lui, che lo acquieta e se lo stringe al petto. Non giudichiamo, ripeto, la persona che solo Dio conosce. Il seguito però che quel proclama ha avuto, quello sì che lo possiamo e lo dobbiamo giudicare. Esso è stato declinato nei modi e con i nomi più diversi, fino a diventare una moda, un'atmosfera che si respira negli ambienti intellettuali dell'Occidente postmoderno. Il denominatore comune di tutte queste diverse declinazioni è il totale relativismo. In ogni campo, etica, linguaggio, filosofia, arte e naturalmente religione. Nulla è più solido, tutto è liquido o addirittura vaporoso. Al tempo del romanticismo ci si crogiolava nella malinconia, oggi nel nichilismo. Come credenti è nostro dovere mostrare cosa c'è dietro o sotto quel proclama. E cioè il guizzo di una fiamma antica, l'improvvisa eruzione di un vulcano mai spento dall'inizio del mondo. Il dramma umano ha avuto anch'esso il suo prologo in cielo. In quello spirito della negazione che non accettò di esistere in grazia di un altro, da allora egli non fa che reclutare sostenitori della sua causa. Primi fra essi gli ingenui Adamo ed Eva. Sarete come Dio, conoscerete il bene e il male. All'uomo moderno tutto ciò non sembra che un mito esiologico per spiegare il male del mondo.
E nel senso positivo che oggi si dà alla parola mito, tale esso è in realtà. Ma la storia, la letteratura, la stessa nostra esperienza personale ci dicono che dietro questo mito c'è una verità trascendente che nessuna narrazione storica o ragionamento filosofico potrebbero trasmetterci. Dio conosce il nostro orgoglio e ci è venuto incontro, annientandosi Lui per primo davanti ai nostri occhi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Dio, siamo stati noi a ucciderlo, voi ed io, grida l'uomo folle. Questa cosa tremenda si è di fatto realizzata una volta nella storia umana, ma in senso ben diverso da quello inteso da Lui. Perché è vero, fratelli e sorelle, siamo stati noi, voi ed io, a uccidere Gesù di Nazaret. Egli è morto per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo. Ma la sua risurrezione ci assicura che questa strada non va verso la disfatta, ma con il nostro pentimento porta a quella apoteosi della vita, invano cercata altrove. Perché parlare di questo durante la liturgia del Venerdì Santo? Non per convincere gli atei che Dio non è morto. I più celebri tra essi l'hanno scoperto per conto proprio, nel momento in cui hanno chiuso gli occhi alla luce, o meglio alle tenebre di questo mondo. Quanto a quelli tra loro ancora in vita, per convincerli occorrono ben altri mezzi che le parole di un vecchio predicatore. Mezzi che il Signore non farà mancare a chi ha il cuore aperto alla verità, come chiederemo a Dio fra poco nella preghiera universale. No, lo scopo vero è un altro. È trattenere i credenti, chissà magari soltanto qualche studente universitario, dall'essere attirati dentro questo vortice del nichilismo che è il vero buco nero dell'universo spirituale. Far risuonare fra noi l'ammonimento sempre attuale del nostro Dante Alighieri. Siate cristiani a muovervi più gravi. Non siate come penna ad ogni vento e non crediate che ogni acqua vi lavi. Continuiamo, venerabili padri, fratelli e sorelle, a ripetere con commossa gratitudine e più convinti che mai le parole che proclamiamo a ogni messa. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Oremus, dilectissimi nobis, pro ecclesia sancta Dei, ut eam Deus et Dominus noster, pacificare, adunare, et custodire dignetur, toto orbe terrarum, detque nobis quietam et tranquillam vitam de gentibus, glorificarent Deum Patrem omnipotentem. Omnipotens eterna Deus, qui gloriam tuam omnibus in Christo gentibus revelasti, custodi opera misericordiae tue, ut ecclesia tua tot orde diffusa, stabile fide in confessione tue nomine perseveret. Per Cristo un Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro beatissimo Papa nostro Francisco, ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum atque incolumen custodiat ecclesiae suae sanctae, ad regendum populum sanctum Dei. Omnipotens eterna Deus, cui judicio universa fundantur, respice propitius ad preces nostras, et me indignum famulum tuum continua pietate custodi, o Christiana plebs, quam mi pascendam tua providentia commisisti, fide in suoi meriti augeatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro omnibus episcopis, presbiteris, diaconis ecclesiae, et universa plebe fidelium. Omnipotens eterna Deus, cuius spiritu totum corpus ecclesiae sanctificatur regitur, exaudi nos, proministris tuis supplicantes, o gratiae tuae munere ab omnibus tibi fidentes serviantur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro catecumenis nostris, ut Deus et Dominus noster, ad aperiat aures precordiorum ipsorum, ianuamque misericordiae, ut per lavacrum regenerationis, accepta remissione omnium peccatorum, et ipsi inveniantur in Christo Iesu Domino nostro. Omnipotens eterna Deus, qui ecclesiam tuam nova semper prole fecundas, auge fidem et intellectum catecumenis nostris, ut renati fonte baptismatis ad optionis tue filis aggregentur. Per ton Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro universis fratribus in Christum credentibus, ut Deus et Dominus noster, eos veritatem facientes, in una ecclesia sua, congregare et custodire dignetur. Omnipotens eterna Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas, ad gregem fili tui placatus intende, ut quos unum baptisma sacravit, eus et fidei iungat integritas et vinculum societ caritatis. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro Iudeis, ut ad quos prius locutus est Dominus Deus noster,
eis tribuat in sui nominis amore, et in sui federis fidelitate proficere. Omnipotens et eterna Deus, qui promissionis tuas abra eius qui semini contulisti, ecclesiae tuae preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis prioris, a redemptionis mediator plenitudinem pervenire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et prois, qui in Christum non credunt, ut luce Sancti Spiritus illustrati, viam salutis, et ipsi valeant introire. Omnipotens et eterna Deus, factus qui Christum non confitentur, curante sincero corde ambulantes in degna veritatem, nosque muto proficiente semper amore, et a tue vite mysterium plenius percipiendum solicitus perfectiores effice tue testis caritatis in mundo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et prois qui Deum non agnoscunt, ut quae recta sunt sincero corde sectantes, ad ipsum Deum pervenire mereantur. Omnipotens et eterna Deus, qui cuntos omnes condivisti, ut te semper desiderando quaerent et inveniendo quiescerent, presta a quaesumus ut internoxia quaeque obstaculo omnes tues inepetatis et in te credentium testimonium bonorum operum percipientes, te solum verum nostricus generis patre gaudiant confiteri, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro omnibus republicam moderantibus, ut Deus et Dominus noster, mentes et corda eorum, secundum voluntatem suam dirigat, ad veram omnium pacem et libertatem. Omnipotens et eterna Deus, in cuius manus sunt omnes corda et iura populorum, respice benignus ad Deus, qui nos in potestate moderantur, ut ubique terrarum populorum prosperitas, pacis securitas et religionis libertas, te largiente constis. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus pro populis bellorum atrocitatibus vexatis, neorum lacrime et sanguis victimarum effundantur inane, sedetatem proper in pacis, ex Iesu Christi gloriose vulneribus manentes. Deus misericors et fortis, qui bella conteris deprimisque superbos, in manitatis ab humano generis lacrimas dignare festinante larceri, ut omnes in veritate tui nominentur fili, mereamur, per Christum Dominum nostrum. Oremus dilectissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundum purge terroribus, morbos auferat, famem depellat, aperiat carceres, vincula solvat, viatoribus securitatem, peregrinantibus reditum, infirmantibus sanitatem,
atque morientibus salutem indulgeat. Omnipotens et eterna Deus, mestorum consolatio laborandum fortitude, perveniant a te preces de quacunque tribulatione clamantium, ut omnes sibi in necessitatibus suis, misericordiam tuam gaudiant a fuisse. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Ecceliinium crucis. Ecceliinium crucis. Amen.
levate. Eccelinium crucis in quos parus domini et levate. Crucem tua, adoramus Domine.
Preceptis salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intres tectum meum, sed tantum de verbo, et sanabitur anima mea. Amen.
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui nos Christi tua beata morte e resurrezione reparati, conserva in nobis opus misericordiae tue, ut uius misteri participazione perpetuus devozione vivamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Inclinate vos ad benedictionem. Super populum tuum, quae sumus Domine, qui morti in filii tui, in spe sue resurrectionis recolvit, benedictio copiosa descendat, indulgentia veniat, consolatio tribuatur, fide santa succrescat, redemptio sempiterna firmetur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Francesco.